Buongiorno, mi chiamo Mauro Giussani. Sì, Giussani l'avrete già sentito su YouTube, perché sono il fortunato papà di Ivan Giussani. Mio figlio infatti è uno di quelli che è appassionato di moto, che fa tutto un sacco di cose con le moto e poi le pubblica su YouTube, no? Io non avendo la moto, ma non voglio essere da meno di mio figlio, ho deciso di fare delle cazzate a piedi e pubblicarle su YouTube. La prima di queste cazzate ve la voglio raccontare. Allora, tempo fa io ho preso già da un giornale locale che un signore che risiede nel paesino dove lavoro, questo signore si chiama Bruno, ma l'hanno sempre chiamato Paolo. Questo Paolo è un uomo di 69 anni, affetto da diabete, che in seguito a questa malattia anni fa ha subito l'amputazione delle gambe e si è trovato in una situazione fortemente disagiata. Immaginatevi quanto può essere difficile affrontare un'esperienza del genere. Però Bruno, che è un giovanotto di 69 anni con un entusiasmo pazzesco, non si è arreso e tempo fa ha deciso di organizzarsi un viaggio pazzesco che lo vedrà nei mesi di maggio e giugno prendere la sua carrozzina elettrica adattata al viaggio grazie a un gruppo di ragazzi che lo stanno aiutando. Prenderà questa carrozzina elettrica, partirà dalla Brianza e arriverà fino in Sicilia in completa autonomia. Ragazzi, io quando ho appreso di questo viaggio sono rimasto allucinato, ho detto: caspita, ma il messaggio che vuole lanciare quest'uomo è un messaggio meraviglioso a livello sociale, a livello morale. Cioè, lui vuole dimostrare che nonostante una fortissima disabilità la vita non è finita, ma si possono veramente fare delle cose pazzesche, come appunto mettersi in gioco in questa impresa. Perciò niente, io quando ho preso di questa cosa mi sono recato a casa sua, l'ho visto dietro i vetri della cucina che si stava preparando il pranzo, ho bussato in questi vetri, lui ha aperto con il suo bel sorriso e io, senza neanche presentarmi o salutare, mi sono limitato a dirgli: scusa, ma tu lo sai che sei un pazzo? E lui mi ha risposto: certo. E gli ho detto: ma siccome allora sono pazzo anch'io, non è che posso accompagnarti in questo viaggio? E lui mi ha detto: certo che puoi accompagnarmi in questo viaggio. E così è nata l'idea, insomma. Perciò io ho chiesto l'aspettativa non retribuita per un paio di mesi al comune dove lavoro, sperando che me la concedano, altrimenti mi ritroverò senza un lavoro all'alba dei 50 anni. E niente, io prenderò, comunque accompagnerò quest'uomo, documentando questo favoloso viaggio un po' su Instagram, un po' su YouTube, oppure sulla pagina Facebook che ha aperto Bruno. Ah, ecco, la pagina Facebook si chiama Rotellando Verso Sud, perciò invito chiunque abbia modo di vedere questo video di andare a visitare anche la pagina di Bruno, la pagina di Paolo, dove vi racconta, dove lo conoscerete, dove vi racconterà di questo straordinario viaggio che lui aveva intenzione di fare da solo, che però adesso si ritroverà a fare con un altro pazzo che sono io, appunto. Niente, sarà sicuramente una bella esperienza. Io spero di riuscire ad essere un minimo di sostegno a quest'uomo, ma tutto sommato, vedendo come si sta organizzando, poteva benissimo fare a meno di me. Però diciamo che in due magari ce la caveremo un attimino meglio e ci sosterremo a vicenda nei momenti difficili o negli imprevisti che sicuramente capiteranno. Sarà comunque sicuramente una delle più belle esperienze di vita. Io ne ho vissute tante e penso che questa sia un po' l'esperienza più forte in assoluto. Ho già attraversato un'intera nazione a piedi e mi sono fatto tutta la Spagna a piedi, e ho capito che tu
turismo on the road sulle proprie gambe funziona. Adesso lo scoprirò e vedrò che funzionerà anche sulle ruote, insomma, sulle ruote di una carrozzina elettrica. Perciò mi raccomando, seguiteci qui su questo canale YouTube, sempre che riesca a pubblicare questo video e tanti altri. Seguiteci su Instagram, su Terza 185, Terza scritto in lettere e 185 scritto in numeri, oppure seguiteci sulla pagina Facebook di Paolo, che si chiama Rotellando Verso Sud. Mi raccomando, seguiteci, perché ne vedrete delle belle. Ciao.